Ciao amici trader ed investitori, oggi rispondiamo alla domanda: il trading è una truffa? Sì, il trading è una fottuta truffa. Da trader professionista vi dico di sì. Avevo già fatto un video con questo titolo, l'avevo spiegata un po', diciamo, in maniera un po' più politicamente corretta. Col cazzo basta, il trading è una truffa. Ve lo confesso, il trading è una truffa. Essendo dentro il mondo del trading, vi spiego le cose come stanno. Allora, perché diciamo tutto ciò che, quasi tutto ciò che riguarda il mondo del trading è assimilabile a una truffa. Allora, qual è, diciamo, la leva, la principale leva, la principale debolezza umana, diciamo, qual è il trucco usato da tutti i truffatori? Qual è la cosa principale che sul quale si basano tutte le truffe, dal gioco d'azzardo al gioco delle tre carte, ai raggiri, schemi Ponzi, tutte queste cose qui, è trovare il pollo che vuole avere tanto in cambio di nulla. Ok, la base di ogni truffa è il soggetto, che magari si crede anche di essere più furbo e più intelligente degli altri. Ok, che vuole avere tanto in cambio di niente. Ok, pensateci. È l'origine e la base di tutte le truffe. Nel trading è tutto basato su questo sentimento, su questa mentalità, su questo, diciamo, modo di porsi iniziale dell'aspirante trader. Il trader vuole tanto in cambio di nulla. Ok, il trader vuole, allora, intanto non fare un cazzo o fare la bella vita a prescindere. Computerino, mouse, compro, buy, sell, oppure telefonino lì, la mobile della MetaTrader 4, camp, seguo i segnali, faccio coso. Però in campo, quindi praticamente non fare un cazzo invece che andare a lavorare, faticare, ok? I sacchi di cemento, cose, no, no, no. Telefonino, cazzatine, ufficio, fare delle cose intelligenti, fogli Excel, cose, rapporti, scrivere, no. Grafici, compro, vendo, vero? Ok, è per questo che volevate fare il trading. Per starvene comodamente, ok? Da qualche parte senza fare un cazzo, e in cambio però volevate anche tanti soldi. Adesso ditemi se, ok, diciamo, l'origine, il desiderio di fare il trading non nasce da un sentimento assimilabile a quelli che investono negli schemi, cioè è quello, avere tanto in cambio di nulla. E ovviamente su questo, diciamo, sentimento in entrata dell'aspirante trader si basa dopo tutto l'indotto del trading. Ok, che adesso vale anche per le criptovalute, per esempio, più o meno siamo lì. Ok, tutti gli schemi Ponzi, le cripto truffe si basano su questa cosa qui. Nel trading è così. Formazione del trading, investimenti, vari copy trader. Guardate il famoso relax trading lì, il copy trader che ha bruciato più di 10 milioni di investimenti. Ok, quella è una piattaforma che mi vantava, cioè lì praticamente funziona che uno fa un po' di profitto, magari a qualcuno che copia la strategia, fa un po' di profitto. Quelli che copiano la strategia vanno un po' in profitto e una parte del loro profitto va, diciamo, nel conto di chi fornisce la strategia. Ok, a livello di statistico, la piattaforma non ti dice che chi fornisce la strategia ha fatto, non so, un 10%, un 30%, un qualcosa di realistico. No, ci carica anche i proventi di quelli che, ok, vengono copiati. Poi, se chi fornisce la strategia, oltre ad aver, diciamo, aperto il conto e fatto del profitto, nel frattempo ci versa altri soldi, ok? Anche questi vengono conteggiati come profitto. È proprio una piattaforma, diciamo, organizzata male.
cioè organizzata benissimo, perché dopo la gente vede questi profitti che loro chiamano ROI, ok, del 1000, 3000, 4000%, ci investono soldi, perché dicono che okay, bello, cazzo, qua si fa il 100% al mese, il 30% al giorno. Benissimo, e alla fine si trovano con il conto svuotato. Cioè, è tutto ampiamente prevedibile e previsto dallo Zar, che sta sul caso a tutti, perché spiega queste cose qui. Uguale nel mondo della formazione del trading, ok? Io abitando qui a Dubai, anche qui non mi dovete credere, qui siamo in green screen, in realtà sono in, diciamo, in campagna, in bassa Romagna, che non vi dico il posto, questo, sono, diciamo, in un rudere senza acqua potabile, senza corrente. Infatti c'è un generatore qua che è green screen, tutto un montaggio, che okay? Ve lo confesso, non vi voglio truffare qui, non sono a Dubai, non abito nell'appartamento più bello di Dubai, con vista mare, ma è tutto un fotomontaggio, prima o poi ve lo dovevo confessare. Okay? Scusate se vi ho preso in giro fino adesso, questa non è la ruota panoramica, è un cartello. Ok. Benissimo, abitando qui a Dubai per finta, conosco tanti ragazzi che fanno marketing, che fanno vendite, truffettine, cosine. Mi confronto, so un po' le cifre, so un po' le cose che fanno e vi assicuro che i sistemi, gli insegnamenti del trading che vendono di più sono quelli che promettono, ok, che cosa? Le martingale, anti-martingale, quelle cose lì che vi fanno vedere i casi studio, okay, in cui uno ci mette, non so, 300 euro, 500 euro e se ne esce con, non so, 40.000 euro in un giorno di trading o in una settimana di trading. Ok, la gente che vende queste puttanate qui si fa i milioni. Perché? Perché la gente va lì e dice, cazzo, qui spingendo un pulsante di questo foglio Excel, questo 2-3 trade, questa anti-martingala, questa cazzata qui, facendo questa puttanata qui, ci metto 500 euro, me ne esco con 40.000 euro dopo una settimana, va benissimo. Voi volete avere tanto per niente. E che cosa ottenete? Questo che ve lo prendete nel culo, un braccio così, ve lo prendete su per il culo. Questo è il trading. Nel 99, 999 casi su 1000, colpa vostra perché volete tanto, volete il mondo, volete un sacco di soldi, volete non fare un cazzo, non volete studiare un cazzo, in cambio di cosa? In cambio di niente, volete star lì, copiare dei segnali, anti-martingala, metterci 500 euro e uscirvene 50, con 50.000 euro. Non volete capire che con il trading bisogna ambire a percentuali di guadagno realistiche su base annua, che può essere un 30%, un 50%, 100% all'anno. Quindi bisogna essere o capitalizzati o avere un track record bello guarnito, diciamo bello corposo, per poi magari entrare all'interno di una attività professionale di gestione, come faccio io, qualcosa del genere. Ecco, un percorso lungo, laborioso e diciamo che abbastanza sofferto prima di vedere dei risultati seri. No, voi quando vi dico spiego queste cose vi entra in un orecchio e vi esce dall'altro. Ma figurati, nel gruppo di trading c'è quello che fa la price action. La price action, basta ricordarsi che la pin bar, quando c'è la pin bar, io vendo stop loss qui, take profit, vado il i volumi, volume profile, guarda qui c'è l'area, diciamo, di com'è che lo chiamano? Vabbè, sono mode che passano, ve la fanno facile e vi piace. Più è facile, più vi piace, ok? E più vi promettono di poter trasformare, non so, 100 euro, 200 euro in 50.000 euro in un giorno, in una settimana al massimo. Più ci credete, più andate a mettere i soldi là, più andate a perderci tempo con questa cosa qui. Il risultato ve l'ho fatto vedere prima, lo prendete in quel posto. Ok? Quindi il trading nella sua massa dell'indotto del trading è questo, sì, è una truffa, mi dispiace, è così. Ok? Se siete aspiranti trader, molto probabilmente, cioè le probabilità per voi di
rimanere truffati, ok, sono un accento, diciamo, rispetto a quella, diciamo, di finire in un percorso di studio, però bisogna essere disposti a mettersi lì con costanza, con pazienza, con la consapevolezza che ci possono essere dei periodi in cui non dovete, studierete solo, proverete, sbaglierete, prenderete serie di stop loss, serie negative, tanta sofferenza, zero soldi, soldi investiti, soldi persi, ancora studio, ancora tempo impiegato. Ora, ragazzi, ma che cazzo credevate? Credevate di avere tanto in cambio di nulla. E che cosa ottenete in cambio, in questo caso qui? In realtà, soldi persi. Quindi, da questo punto di vista, il trading è la piattaforma, è l'ecosistema ideale per le truffe. La cosa vi sta sul cazzo? Non vi piace le cose che vi dice Sergei Magalow, zar del trading? Lo so, sono il trader, sono il formatore, il divulgatore del trader più odiato che ci sia, su di me ne raccontano di tante, cioè, leggende metropolitane, però io sono qua con il mio green screen a Dubai, no, in bassa Romagna, con il cartello, come vi piace di più, che vi spiego queste cose. A chi le spiego queste cose? Perché dico queste cose, diciamo, poco popolari e poco piacevoli da sentire per chi è entrato nel mondo di trading credendo di fare tanto con poco? Le spiego a quei ragazzi che sono, diciamo, dei me in miniatura di 10 anni fa. Perché anch'io sono entrato in questo mondo credendo di ottenere tanto per niente. Proprio perché davo retta alla massa, guardavo quello che facevano e più o meno cercavo di seguire quelle cose lì, mettendoci del mio, impegnandomi. Ok, provo, faccio di qua di là, però che bello, sto lì, lineette, trend line, supporti, resistenze. Quanto è facile questa roba? Cosa ci vuole a tracciare una riga sul grafico? Ce la fa ogni coglione, ogni degenerato di questo mondo, scusatemi, convinto che quella cosa lì li farà guadagnare tanto mettendoci poco. Ok, quindi non è il trading ad essere cattivo, ma non sono neanche, sì, vabbè, formatori, è proprio l'approccio dell'aspirante trader che viene attratto da queste, diciamo, proposte, da queste cazzate, del poter ottenere tanto, ok, mettendoci poco, ok. Se affrontate il trading con questo atteggiamento qui, non avrete nessun altro risultato che rimanere truffati da qualcuno dell'indotto del trading o bastonati dal mercato stesso. Parola dello zar, ok? È quello che succederà, ok? Quindi guardate gli altri video, cercherò di darvi qualche consiglio per uscirne un po' meglio della massa, un po' meglio, diciamo, della massa, dell'indotto, del trading, ok? Cercherò. Video gratuiti qui sul mio canale, cercate di guardarli, cerchiamo di capirci qualcosina di più. Vi saluto.